stop forzato è durato poco più di 2 settimane. Ora si torna a scavare. Riprendono i lavori della M4, la nuova linea della metropolitana di Milano. Prove tecniche di ripartenza per un'intera città. Rilevamento della temperatura corporea al mattino, all'ingresso in cantiere e all'ora di pranzo. Uso di mascherine, distribuzione massiva di disinfettanti, pulizia e sanificazione periodica degli ambienti di lavoro e il rispetto, ove possibile, della distanza di sicurezza. Buongiorno Milano da Palazzo Marino. È caduto lo stop ai lavori pubblici e per cui con estrema prudenza riapriremo alcuni cantieri. A partire dall'M4, però gli operai che ci lavoreranno dovranno essere effettivamente in totale sicurezza, verrà loro misurata la febbre a inizio turno, avranno adeguati dispositivi di protezione personale, mascherine, guanti, eccetera, e saranno tenuti a distanza l'uno dall'altro. Alcuni di voi mi scrivono: ma visto che c'è poco traffico, perché non riapri anche dei cantieri stradali? Troveremo le giuste formule, però ovviamente lo diciamo tutti noi ogni giorno, prima di tutto la salute e anche la salute ovviamente di chi lavora. Le aziende fanno sapere che sono state adottate misure di sicurezza straordinarie che mirano a tutelare la salute dei lavoratori e a prevenire ogni forma di contagio. Agli operai verrà misurata la temperatura corporea 2 volte al giorno, all'ingresso in cantiere e all'ora di pranzo. Non solo, dovranno utilizzare mascherine di protezione e rispettare, ove possibile, la distanza di sicurezza. Le società inoltre si sono impegnate nella pulizia e sanificazione periodica degli ambienti di lavoro, dei dormitori e di tutti gli spazi comuni, oltre alla riduzione del numero di persone che possono viaggiare contemporaneamente sulle navette da e per il cantiere. I lavori nei cantieri sono ripresi su tutte e 3 le tratte, est, ovest e centro, e sono state avviate le attività di preparazione al riavvio degli scavi meccanizzati con le TBM, che saranno riattivate a pieno regime la prossima settimana. In questa fase, si legge in una nota, sono presenti nel cantiere circa 200 tra operai, dipendenti e dirigenti che hanno messo la loro esperienza al servizio della città per consegnare ai milanesi la nuova metropolitana nel minor tempo possibile, facendo leva su un forte senso di coesione della squadra.